ma che controlla e controlla. Alle 3 del mattino. Sono 19 ore che siamo seduti qui sotto. A fare che? Nulla. E gli ordini? Io me ne strafotto degli ordini, ok? Ora ci siamo noi a fare la guardia a questo fottuto stronzo. E noi siamo i responsabili delle nostre azioni. E poi c'ho i crampi le gambe. Voglio stare seduto. Sto seduto. E che te frega? Hai un appuntamento? Ti devi vedere con qualcuno? No. Mauro, qui siamo in missione. Tutto deve rimanere segreto. Ma non te l'hanno detto durante l'esercitazione? Esercitazione? Ma quale esercitazione? Mi hanno fatto sparare solo 3 volte. Per quello non ti devi preoccupare. A sparare ci penso io. Vuoi una sigaretta? Dai, così ti distendi un po'. Ho smesso di fumare un anno fa. E dai, una sigaretta. Non ho mai ucciso nessuno. Dai. Dai. Mauro, ti piacciono i soldi? Questo è un lavoro come tutti gli altri. Ti ci devi solo abituare. Che ci farai con tutti i soldi che guadagnerai, eh? Dai, non dire balle. Si vede che sei cotto di lei. Quando sei in situazioni del genere, il cervello lo devi spegnere. Altrimenti sei fottuto. Chi ti ha detto di toccare la radio? È l'unico mezzo che abbiamo per salvarci. Anch'io ho la mia per comunicare. Ma finché rimaniamo qua sotto, non voglio rotture di palle. Chiaro? C'è una guerra. Ma non li senti gli elicotteri? Ci dobbiamo pensare noi a salvare la nostra pelle. E tu credevi che venire in Iraq fosse una passeggiata? Che non si sarebbe rischiato la vita? Tu rischi la corte marziale. Ma sai cosa vuol dire? Che verrai giudicato da un tribunale militare. Sarai considerato un disertore. E questo è quello che vuoi? Guardami, è questo quello che vuoi? Io ti credevo una persona sveglia, che facevamo parte di un gruppo. E invece che cosa scopro? Che sei una femminuccia. Tu vuoi farmi credere che io non posso entrare in quella cella? Perché tu non hai la chiave. Io ho organizzato tutto questo grande casino e non posso entrare in quella cazzo di cella perché tu non hai la chiave. La mia pazienza ha un limite, Mauro. Tra 4 ore finisce il turno e io devo entrare in quella cazzo di cella. Come, scusa? Ho detto che è meglio dirlo che farci scoprire. Come, scusa? È meglio dirlo che farci scoprire. Farti scoprire, Mauro. Farti scoprire. La chiave ce l'avevi tu.